Benvenuti amici ad una nuova puntata su Villa Franca Padovana. Riprendiamo il nostro racconto da dove ci siamo fermati. In seguito alla disfatta della Repubblica di Venezia, anche il territorio di Villa Franca venne coinvolto nelle trasformazioni apportate dalla dominazione napoleonica e poi austriaca. Documenti del 1827 ne testimoniano infatti la presenza di una scuola comunale, di un medico condotto e del servizio delle guardie comunali. Nei decenni che precedettero l'annessione del Veneto al Regno d'Italia, questo territorio fu spesso soggetto a requisizioni di animali e generi alimentari, imposte dagli austriaci per esigenze militari. Il territorio rimase prevalentemente agricolo fino alla metà del XX secolo, quando venne istituita la prima zona industriale, che fece cambiar volto al paese. Anche per oggi il nostro racconto termina qui. Non mancate al prossimo appuntamento. E adesso andiamo a conoscere altre associazioni sportive. Salve, sono il maestro Diego Cardello della Shingan Jiu-Jitsu Academy. La mia società è stata fondata nel 1990 e praticamente è denominata Jiu-Jitsu Academy. Questo noi svolgiamo praticamente diverse discipline oltre a questa. Essendo un'accademia facciamo sia Krav Maga, difesa personale femminile e anche diciamo sulla parte olistica. Ci rivolgiamo praticamente allo Shiatsu e la meditazione guidata e Zen. Il nostro programma è praticamente un programma di Jiu-Jitsu tradizionale, modernizzato, perché io essendo un maestro fondatore ho fondato la Shingan Jiu-Jitsu Academy. Lo Shingan originale praticamente sarebbe lo stile dei samurai. Qui è stato fatto lo Shingan moderno, dove praticamente racchiude anche delle altre discipline dentro e non è un'unica disciplina. Per cui molto ampia, molto vasta come programma, come lavoro, e abbiamo diversi atleti, sia al corso bambini, sia al corso adulti e ragazzi. All'incirca siamo una trentina di iscritti attualmente. Le tecniche di Jiu-Jitsu sono praticamente tecniche dove andiamo a sfruttare la forza dell'avversario, perciò quando io avrò un aggressore alla mia corta distanza, poi eventualmente faremo vedere qualcosa, e avremo la possibilità, se anche è più forte di noi, di sfruttare la sua forza a nostro vantaggio. Ciao a tutti, mi chiamo Camilla Cardello, ho 20 anni e pratico questo sport da quando avevo 5 anni. Questo sport è molto utile per quanto riguarda l'autocontrollo, insegna come stare insieme e soprattutto ad avere tenacia, perché è sempre una scalata. Infatti in questo sport, andando sempre avanti, impari sempre di più, ci sono sempre tecniche nuove, non si smette mai di imparare. Io ultimamente sono diventata vicepresidente dell'associazione e istruttrice ai bambini. Chiaramente è uno sport molto particolare, quindi è soggettivo come viene preso lo sport inizialmente. Insegniamo ai bambini soprattutto le basi inizialmente, quindi gli spostamenti, le posizioni, in modo tale che andando avanti abbiano sempre una postura corretta e un modo di lavorare corretto. E poi insegniamo ai bambini sempre a lavorare tra tutti, quindi non creiamo sempre la solita coppia, ma li scambiamo in modo tale che si possa creare una squadra e non un gruppetto. Ci alleniamo a Villa Franca Padovana in via Matteotti, nella palestra delle scuole elementari, e ci alleniamo il martedì e il giovedì, per i bambini al pomeriggio dalle 5:30 alle 6:30 e per gli adulti la sera dalle 20:30 alle 22. Consiglio a tutti di provare questo sport perché è un insegnamento di vita e vi aspettiamo in numerosi.
Sono Giovanni Crisci, sono il presidente della squadra Ronchi MGA. Siamo una piccola società nata nel 2010. Abbiamo quattro squadre. La prima squadra che milita in seconda categoria, poi abbiamo i Pini Calci, Pulcini e gli Esordienti. La società viene portata avanti con l'aiuto degli sponsor, qualche sponsor, non abbiamo tanti, però ci aiuta ad andare avanti. Poi siamo noi che ci diamo sempre una mano, noi dirigenti, io presidente, cerchiamo di, con piccole cose, di arrivare sempre alla fine dell'anno con buoni risultati. Nicola Rizzi, direttore sportivo del Calcio Ronchi. Seguo la prima squadra in particolare, tutta la società, dopo ci diamo una mano tutti quanti. Sono quattro anni che faccio parte della dirigenza, prima sempre stato calciatore, sempre, quasi sempre di questa società. Quattro anni fa siamo retrocessi, meritatamente, perché non abbiamo fatto un buon campionato. Abbiamo rielaborato un progetto, tra virgolette, se si può dire, per un paese così piccolo, e siamo ripartiti con un mister adeguato, con dei calciatori che hanno molta passione, infatti li ringraziamo sempre perché sono calciatori molto legati sia alla società sia al gioco del calcio. Abbiamo conquistato subito la promozione il primo anno di terza. L'anno scorso, nonostante i problemi di Covid, nonostante tutti, siamo arrivati a fine stagione in zona playoff. Il nostro obiettivo è sempre quello di migliorare anno per anno, dove possibile ovviamente, perché il calcio è bello perché è vario. Sono Riccardo Di Cicco e sono responsabile dell'attività di base del Calcio Ronchi. Negli ultimi anni Calcio Ronchi è cresciuto pian piano ma sempre costante. Siamo partiti da 4-5 bambini 3 anni fa, quando sono arrivato io, e che erano piccoli amici. Questi 4-5 bambini ora li troviamo a Esordienti, ormai sono diventati 16 circa, e quindi insomma bene o male è stato fatto un grosso miglioramento. Abbiamo incrementato le squadre con altre due categorie, quindi piccoli amici nuovi di quest'anno, i Pulcini, e per chiudere l'attività di base ci sono gli Esordienti. Come Calcio Ronchi siamo molto contenti dei traguardi che abbiamo raggiunto e che speriamo di incrementare ancora per il prossimo anno. E cosa dire? Diciamo che il nostro motto è sempre stato che il bambino si deve divertire e che deve trovare una famiglia qua. Infatti quello che puntiamo noi è di tenere tutto in famiglia, come una volta. Ciao a tutti, sono Riccardo Gamberucci, sono vice capitano della prima squadra del Ronchi e siamo un gruppo di, prima di tutto, di amici, e poi di ragazzi uomini e infine di giocatori. E l'anno scorso siamo arrivati verso la zona playoff, purtroppo siamo stati fermati dal periodo, e quest'anno siamo ripartiti con l'obiettivo di migliorarci e cercare di fare un salto di categoria importante sia per noi che per la società. E quindi è un bel ambiente e un bel seguito. Io sono il presidente di un'associazione sportiva di Ronchi, si chiama ASD Sempre Giovani. Purtroppo non siamo più giovani, una volta eravamo giovani. Questa associazione è stata fondata nel settembre del 2009, più o meno. All'inizio eravamo un bel numero, circa 35-40 persone. Oggi attualmente siamo una ventina, anche per il discorso del Covid, allora abbiamo ridotto un po' gli iscritti. E la nostra attività è attività motoria di ginnastica libera, qui sempre per tenersi un po' in movimento, ecco. Mi chiamo Giovanni Fortuna, sono vicepresidente dell'associazione Per Sempre Giovani. Abbiamo iniziato nel 2009 con questa associazione, proseguendo un'attività che già si svolgeva in parrocchia dal 2000 ancora. E abbiamo organizzato dei corsi di ginnastica 2 ore alla settimana, ginnastica di mantenimento per persone di
sono anche persone giovani, però principalmente persone di una certa età. E facciamo tutto ginnastica motoria qui libera con vari attrezzi che abbiamo a disposizione con una collaboratrice, istruttrice diplomata. Ecco, facciamo due volte alla settimana, un'oretta lunedì e un'oretta giovedì. È una ginnastica di mantenimento, si fa una parte di riscaldamento, poi una parte di ginnastica in piedi in movimento, poi una parte in piedi da fermo e poi a terra con un tappetino. Abbiamo alcuni attrezzi, abbiamo dei pesetti, delle funicelle, dei palloni, delle palle mediche. Quindi. Prima si faceva un'altra attività sempre così, su una sala parrocchiale, poi col circolo noi della parrocchia, poi ci siamo distaccati e abbiamo fatto questa associazione privata appoggiandoci appunto all'Axe di Padova. Siamo quasi sempre lo stesso, c'è qualche sostituzione, ma più o meno siamo sempre gli stessi. Una volta riuscivamo a fare due corsi, quindi due ore, e poi soprattutto nel secondo corso c'era meno gente, meno persone, quindi non è stato più possibile farne due, quindi ne facciamo solamente uno. Non ci si annoia e quindi è abbastanza poi da lezione a lezione cambiano gli esercizi, cambiano i modi di fare.